Raga, raga, sono obliquo. Raga, sono obliquo. Sì. Enduro, enduro, enduro. Buongiorno mondo. Io sono Very Italian Idiots, questo è il mio canale e benvenuti in un nuovo video. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non perdiamo tempo perché oggi io e Quodino andiamo a fare enduro. Enduro, prima volta ragazzi, prima volta sul canale enduro abbastanza vero, abbastanza serio tra me e Quodino. E c'è un piccolo problema ragazzi che vi devo dire assolutamente ed è quello che, come sapete, noi che registriamo abbiamo lì dentro il microfonino. Vedete ragazzi, qui c'è attaccato un microfono che va praticamente sotto la mentoniera e con quello voi sentite tutto ciò che noi diciamo. Il problema qual è? Che non posso andare a fare enduro con quello, ragazzi, no? Vado col casco da enduro. A proposito, se voi non avete visto il video con tutti i miei caschi, ve lo linko sopra nelle schede, mi raccomando, andate a vedervelo. Ok, io direi che vado a fare enduro oggi con questo super caschetto, naturalmente notate con l'aletta montata all'incontrario, cioè style. La GoPro posso metterla qua sopra, oppure posso montarmela sul petto, ok? Il problema qual è? È come mi microfono, che là c'è il Rode, quello super da mille miliardi di euro. Qui cosa metto? Ragazzi, ho trovato la soluzione che è questo boia, insomma, è il mio primo microfonino. Ragazzi, già mi scuso adesso se la qualità dell'audio non sarà uguale a quella. Comunque in descrizione, ragazzi, vi metto i link di tutti e due i prodotti, del microfono super serio e del microfono un po' cialtrone. Detto questo, cercherò di legare questo microfono alla bene meglio alla GoPro e farmelo passare lì sotto, così potrete sentirmi. Vado, mi vesto e ci vediamo in quad. Peace! Oh ragazzi, non so se mi sentite bene o come mi sentite, ma l'enduro con Quattino è partito. Allora ragazzi, aspettate, facciamo una... Oh mamma, oh no. Io rimango oggi, ragazzi. Io so già che oggi rimango impantanato. Ragazzi, allora, questa è la situa. Quodino bello in tutto il suo splendore, come vedete, monta gomme da strada. È alto nella parte più bassa là dietro, non so se vedete, saranno 7-8 centimetri. Gli ammo nella parte anteriore sono ovviamente impostati il più largo possibile per tenere Quodino bello più attaccato possibile alla strada. Come sapete, Quodino è un supermoto 400, dunque è un quad motard, esce di fabbrica motard. Voi capite che la situa qui è abbastanza critica, direi. Io farei così, possiamo andare giù di qua, esploriamo un po' e godiamoci ragazzi questo enduro bello. Quodino, tanto eri sporco già prima. La GoPro l'ho montata qui con l'imbragatura perché sul casco era sennò troppo alta e sembravo un Yankee. Oh mamma, ragazzi, qui la question si fa abbastanza critica. Ovviamente questo è tutto un parco naturale dove io non potrei entrare. Guardate com'è Quodino bello, come arrampichi tu, non arrampica nessuno. Oh yes ragazzi, viva la libertà, viva andare in giro così per i campi fino a che non arriva un contadino inferocito. Adesso io giro, so che rimarrò impantanato. Raga, qui è pantano. Oh, io c'ho le zampe tutte in fa. Raga, se mi fermo qua rimango impantanato. Aia, le gambe tutte fradicie già, cazzarola. Ragazzi, Quodino non si ferma davanti a niente. Proseguiamo ragazzi. Power ragazzi, non ho idea di dove sto andando. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se vi piace questa uscita con Quodino bello in enduro nel parco naturale. Ragazzi, è una bestia Quodino. Ok ragazzi, io dovrei salire là sopra, vediamo se riesco, senza spaccare tutto sotto, se riesco a passare. Ragazzi, qua non ha aderenza per niente, ma è un mulo. Non pensavo che Quodino bello fosse così un mulo. Qui devo tenerlo sempre un po' in su di giri ragazzi, perché se mi si pianta sono da solo, cosa che non si dovrebbe mai fare, andare via da solo. Ma se rimango qua fermo non mi trova più nessuno. Ma Quodino, una beast, mamma mia che beast, che sacco.
Oddio bello! Chi ci ferma più? Chi ci ferma più? Di traverso, entra di traverso! Yuhu! Ragazzi, troppo figo! Troppo figo! Torniamo un po' su un posto più adeguato a Codino Bello, ragazzi. Però, come sapete, come vi ho detto prima, Madonna se sono lercio, porca miseria. Io però so che là c'è un altro posto, ragazzi. Cerco di pulire un po' lo specchietto, ma ho fatto più danni che altro. Beh, ragazzi, specchietto direi completamente inutilizzabile. Comunque, vi dicevo, ragazzi, che so che c'è un posto dove potrei andare lì sotto, che se non sbaglio, bello qua, potrei infilarmi bruscamente lì dentro, ragazzi. Io mi butto lì dentro, ragazzi. E avventuriamoci, ragazzi, culettino sopra e si va. Ragazzi, veramente non credevo che Codino Bello fosse una pista a questi livelli, veramente non me lo immaginavo. Oh, non si ferma davanti a niente. Sono gelato, mamma, ragazzi, c'ho le scarpe ragazzi, con due ruote sopra. Ok, ragazzi, sopra quella montagnetta, due ruote sotto, due ruote sopra, testiamo Codino, che come no. Oh yes, raga sono obliquo. Raga, sono obliquo! Sì! Codino c'è asfalto! Codino Bello, sei sull'asfalto! Sei tornato nel tuo habitat naturale! Ragazzi, ho preso tanto di quel fango e tanta di quell'acqua! Comunque, ragazzi, da questo posto sperduto nelle campagne lombarde, da questi signori che mi guardano così, con aria, no, sì, mi guardano, sì, no, forse, questo signore, sì, lui sì che mi guardava, dice, porca miseria, anch'io in gioventù ero un mandrillo così. Dicevo, ragazzi, che per oggi dalla Gesetta è tutto, grazie per aver visto il video, grazie di cuore, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un bel like e ovviamente commentate, perché come sapete io li leggo tutti e se posso cerco di rispondere a tutti. Grazie amici, mi raccomando, ricordatevi, prudenza, occhi aperti, perché sapete, la strada è bastarda. Ci vediamo al prossimo video, peace! Ok, ragazzi, cioè ho iniziato l'endurata, ovviamente sto registrando tutto, mi sono già perso e mi sembra una cosa più che normale. Codino Bello in enduro, peace!